Allentini, un giovane imprenditore che opera nel settore dell'apicoltura, rischia di perdere la propria azienda perché, dopo essere tornato dalla Spagna per motivi di lavoro, si è messo in quarantena nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, nonostante abbia superato i giorni di isolamento, continua ancora a restare chiuso in casa. Perché l'ASP di Siracusa gli ha comunicato ieri che per esigenze operative dell'ente deve aspettare il turno per fare il tampone. Cioè, mi trovavo in Spagna per motivi di lavoro. Sono rientrato 15 giorni fa, sono arrivato il 20 in Italia, il 20 di marzo, e ho fatto la mia quarantena come è giusto che si debba fare, come è stato richiesto dalla regione. Mi sono registrato sul sito regionale, ho mandato i miei dati all'ASPA, al mio medico, al comune di Lentini. Quindi io ho fatto tutto quello che c'era da fare da cittadino onesto. Però ora ieri mi arriva la chiamata dall'ASP dicendomi che mancano sti reagenti e che quindi io non mi devo muovere da casa in nessun, cioè, per nessun motivo e comunque no, a tempo indeterminato, perché non si sa niente di questi reagenti, non si sa quando e se arriveranno. E comunque qualora arrivassero mi hanno anche comunicato dall'ASP che prima di fare il tampone io ci saranno migliaia di altre persone, perché ovviamente ci sono gli operatori sanitari, quelli malati accertati, chi è stato a contatto con i malati, e poi se vuole Dio verrei io a fare questi tamponi, io e tutti quelli che sono nella mia stessa situazione, perché comunque non ci sono solo io in questa situazione. Ecco, lei ha un'attività lavorativa, quindi resta tutto in alto mare. Il problema mio è questo, io non è che stavo chiedendo di uscire o di andare a spasso in giro, il problema mio è che ho allevo delle api, ho un'azienda sul territorio che si occupa di allevamento di api, e queste api in questo periodo hanno bisogno di essere seguite costantemente, perché in primavera le api iniziano il loro ciclo biologico, diciamo. Ecco, lei è nel comune di Lentino o Carlentini? Io sono residente al comune di Lentini, da quale il comune di Lentini proprio è stato assente non, in questa situazione, no, a parte già a partire dall'autoquarantena non si sono fatti sentire, non si sono interessati per niente. A questo punto il giovane imprenditore lentinese rischia veramente di perdere non solo l'azienda, ma anche i sacrifici fatti per occupare una buona fetta di mercato.